Delizie d'autunno, la rassegna organizzata da l'Umpli Treviso, che raccoglie in un unico percorso tutti gli eventi dedicati ai prodotti di stagione, arriva quest'anno alla sua 10ª edizione. 18 appuntamenti all'interno della marca trevigiana con i prodotti di stagione. Sono 18 eventi che valorizzano tutti i prodotti autunnali della marca trevigiana. A dire il vero, quest'anno non saranno 18 eventi, ma saranno 17, perché la mostra dei passiti di Refrontolo per le note vicende non si terrà, e in segno di solidarietà col presidente della Proloco, al quale noi siamo molto vicino per le note vicende del Molinetto della Croda, abbiamo due nuove mostre che entrate, che è la mostra della mela di Monfumo e della Poenta di Resana, e sono tutti prodotti insieme ai marroni di Combaia e il Monfenera, allo Spiedo della Tamarca, alla zucca, tutti prodotti che valorizzano la produzione agroalimentari del nostro territorio. Per questo in questa occasione stasera presentiamo anche una nostra pubblicazione che abbiamo fatto come Umpli Veneto, Cucina alla crisi, dove abbiamo riscoperto tantissimi piatti della nostra tradizione. E poi questa nostra manifestazione non è solo prodotti, ma è anche territorio. Infatti, in collaborazione con l'associazione Montagna dei Sentieri, abbiamo anche organizzato ben 10 escursioni sul territorio per conoscere, nel periodo autunnale, che è il più bel periodo sicuramente da un punto di vista paesaggistico, escursioni a piedi, in bicicletta, per far conoscere, oltre che i prodotti, anche tutto il nostro territorio. Feste sì, ma anche mostre, escursioni e serate a tema. Tutto racchiuso in un unico calendario raggiungibile anche dal sito internet deliziedautunno.tv. Delizie d'autunno, siamo alla 10ª edizione. Da adesso fino a dicembre una serie di eventi importanti. Sì, questa è una delle iniziative molto molto interessanti delle Proloco, non soltanto in provincia di Treviso ma in tutto il Veneto. Ogni Proloco si organizza per realizzare qualcosa in quelli che in passato erano i tempi morti, e quindi rincontrarci anche per valorizzare i prodotti tipici di questo periodo. Basta pensare alle castagne, e abbiamo già capito, ai funghi, a questi prodotti d'autunno e d'inverno. Questo è il senso degli incontri, delle delizie d'autunno: incontrarsi valorizzando i prodotti del territorio. E solo le Proloco fanno queste cose. Qua bisogna dare atto all'intelligenza e alla capacità di dare un contributo molto forte a valorizzare anche il territorio con i suoi prodotti. Lei è qua per presentare oltretutto anche un libro. Sì, il libro è La cucina in tempo di crisi, vale a dire la cucina delle nonne, la cucina del passato, perché l'Umpli ha voluto nel Veneto, le Proloco Venete, hanno voluto realizzare un volumetto raccogliendo le ricette tipiche che ogni Proloco mandava. Mi è stato affidato l'incarico di riorganizzare il tutto, mettere a posto le ricette, controllare le foto e poi anche preparare il volume. Ed è uscito un volume interessante perché attraverso queste pagine, attraverso queste immagini e queste ricette scopriamo come si mangiava in passato, prima del benessere che è arrivato nel dopoguerra, come si mangiava nella prima metà del secolo scorso. Troviamo delle cose che oggi sembrano stranissime, ma che hanno sfamato generazioni e generazioni di persone del nostro territorio. E conservare quei piatti è importante, capire quei piatti è importante, perché capiamo la sapienza, la bravura, la capacità delle nostre donne di casa. E le Proloco giustamente hanno voluto rivalutare e valorizzare il lavoro delle donne di casa.